Parliamo della politica amministrativa della città e della crisi che insiste ormai da 7 mesi. Tante le ipotesi che vi abbiamo documentato, che si sono susseguite, poi smentite. Adesso prende la parola la minoranza con Dino Gentile. Allora, come cosa ne pensa? Beh, penso che siamo in un momento molto impegnativo per la città, per non dire drammatico. È veramente una situazione molto brutta, è una situazione che dura da 7-8 mesi e che ha anticipato in qualche modo uno scenario a cui stiamo assistendo in questi giorni, che è lo scenario politico dopo la nomina del capo dello Stato, che vede un centrodestra molto in difficoltà nei rapporti, nelle relazioni tra i partiti. Dell'altro giorno è una situazione di grandissima tensione anche in regione, con la nomina del consiglio di presidenza appunto regionale, dove Fratelli d'Italia è stata tagliata fuori di fatto. Qui questa situazione invece ha anticipato addirittura di 7-8 mesi, ed è da 7-8 mesi che Biella è praticamente incastrata in questo meccanismo tenere, diciamo, un po' sotto scacco il sindaco e la giunta, la parte di Fratelli d'Italia. Perché? E beh, qui c'è stato il problema del mancato aggancio a quei famosi 42 milioni che ha preso Vercelli, che sono praticamente volati via, e quindi di conseguenza la città è in grande sofferenza. Perché? Perché? Perché tanto bisogna avere delle idee. Intanto chi fa politica deve studiare i problemi, deve essere una persona competente e deve avere immaginazione, deve avere visione, deve vedere scenario, deve vedere la città del futuro, deve vedere la città dei nostri figli, cioè deve avere, ecco, diciamo, queste qualità. Qualità che, ahimè, io non trovo molto presenti nella giunta comunale, a partire dal sindaco. Poi qui ci sono tante questioni, insomma, c'è una giunta che quando si è insediata si è immediatamente raddoppiata lo stipendio, di fatto, dicendo: ma noi lavoreremo di più, ma noi otterremo grandi risultati. Bene, i risultati oggi sono zero, sulla città non abbiamo nulla, ci sono idee, ci sono progetti, ma concretamente non abbiamo nulla, non vediamo nulla, i cittadini non vedono nulla. E adesso c'è una legge che è stata approvata alla fine dell'anno che addirittura raddoppia lo stipendio del sindaco, cioè lo stipendio del sindaco vuol dire che il sindaco prenderà 4 volte tanto quello che prendeva quando si è insediato. Stiamo parlando di 6.000 euro al mese. Con risultati nessuno. Senta, parliamo di numeri. Allora, ipotizziamo che l'accordo tra Fratelli d'Italia e Lega non venga sottoscritto. La Lega da sola in consiglio che cosa può fare? Ce la fa o non ce la fa? Beh, secondo me, ovviamente non avendo i numeri non ce la fa, ovviamente, ma questi sono scenari molto molto remoti. Quello che però percepiscono i cittadini, se lei entra in questo bar e chiede così, i commenti sono: ma questi si trascinano per 2 anni, il sindaco prende uno stipendio da favola e poi chi si è visto si è visto.